Come possono fare le regioni e le ASL per verificare l'effettiva applicazione delle linee guida, delle raccomandazioni, insomma di tutto quello che è stato deciso a monte della prescrizione di un farmaco o di una classe di farmaci in una determinata patologia? In effetti i modi ci sono e noi ce li siamo fatti raccontare da Luca Degli Esposti, amministratore delegato di ClickOn, una società appunto che si è dedicata agli studi di Real World Evidence, che abbiamo incontrato qui a Rimini in occasione del congresso annuale del GIBIS, una società scientifica interamente dedicata allo studio dell'osteoporosi. Senta, dottor Degli Esposti, come fanno appunto le ASL o le regioni a monitorare le terapie e l'applicazione appunto di linee guida, raccomandazioni, position paper, insomma di tutto quanto ha stabilito la scienza? Ma il processo che noi stiamo seguendo in questi anni, anche in collaborazione con le varie ASL con cui abbiamo lavorato, di fatto prevede un flusso di attività che in primo luogo parta dalla concertazione con i clinici per la definizione di quelli che dovrebbero essere gli indicatori per andare a monitorare le raccomandazioni. E quindi a monte di tutto c'è la necessità di creare dei tavoli misti, medici-amministratori, per partire dalle linee guida, formulare degli algoritmi terapeutici e poi costruire degli indicatori per andare a monitorare. A questa fase segue, a mio avviso, una fase molto importante che è quella della legittimazione, del mandato, quindi sostanzialmente del fatto che le ASL e le regioni inseriscano questi indicatori nei decreti di modo da darne mandato, da darne legittimazione. L'ultima fase molto importante è sicuramente quella della formazione e della verifica dell'audit, quindi una volta che noi abbiamo degli indicatori, che questi sono legittimati, si tratta poi di tradurli nella pratica e quindi discuterli con i vari clinici, spiegarli, vedere quali sono i valori che la pratica clinica rilascia e poi fare questo periodicamente e cercare di attivare tutta una serie di azioni per cui periodicamente si cerchi di migliorarne il valore. Ecco, lei qui al congresso ovviamente si è concentrato su ciò che riguarda l'osteoporosi e ha raccontato una serie di indicatori che sono presenti sui dati OSMED. Innanzitutto, qual è stato il contributo di ClickOn appunto alla raccolta di dati che poi vengono inseriti nel volume OSMED che tutti poi guardiamo con grande attenzione? Ma alcuni anni fa l'AIFA sostanzialmente fece una gara d'evidenza pubblica per lavorare su questa sezione del rapporto OSMED dedicata agli indicatori di appropriatezza. E di fatto da quel momento noi abbiamo avuto l'opportunità, con la collaborazione con tutte le nostre ASL, di proporre, di portare alcuni indicatori che semestralmente vengono pubblicati sul rapporto OSMED. Fra le attività attenzionate, fra le aree terapeutiche attenzionate c'è anche quella dell'osteoporosi, in cui sostanzialmente siamo andati a tracciare una serie di indicatori che sono quelli raccomandati sia dalle linee guida che dalle note, dalla nota 79. Ecco, allora vediamoli per bene uno per uno. Sono cinque e con un flash per ciascuno ci faccia capire cosa dice il rapporto OSMED. Allora, la terapia nei pazienti post-fratturati. Ma allora, raccomandazione nota 79 dicono che sostanzialmente sul paziente con osteoporosi, frattura di femore piuttosto che frattura di vertebra, il trattamento con farmaci per l'osteoporosi sia raccomandato. Oggi di fatto vediamo che di 100 pazienti che hanno questa caratteristica, quindi fratturati, solamente un quinto di questi nell'anno mobile successivo alla dimissione di frattura fanno effettivamente farmaco. La cosa allarmante perché chiaramente il farmaco è protettivo sulla rifrattura, quindi nella misura in cui non lo facciamo non andiamo neanche a correggere il rischio di rifratture. Quindi l'indicatore sensibilizza a un maggior utilizzo dell'aderenza al trattamento, del trattamento nel paziente post frattura. Ecco, per quanto riguarda invece calcio e vitamina D, cosa ci dice il rapporto OSMED? Di nuovo la nota 79 e raccomandazioni chiedono che ci sia la supplementazione di calcio e vitamina D nel paziente osteoporotico in trattamento con farmaci per l'osteoporosi. E quindi di fatto l'indicatore va a misurare quanti dei pazienti che fanno farmaci per l'osteoporosi contemporaneamente combinino calcio e vitamina D e siamo nell'ordine del 60% di questi. L'aderenza alla terapia è buona? L'aderenza alla terapia è sostanzialmente in linea con le altre cronicità, circa il 50% dei pazienti che fanno farmaci per l'osteoporosi lo fanno in modo aderente, siamo in linea con altre aree terapeutiche, con altri paesi occidentali, ma siamo su livelli inferiori a quell'80% che dovrebbe garantire l'efficacia del trattamento. E sulla diagnosi OSMED cosa dice? Ma c'è un indicatore che cerca di misurare quanti dei pazienti che fanno farmaci per l'osteoporosi in realtà non abbiano negli anni precedenti accertamenti diagnostici che sono raccomandati dalla nota 79, quali una densitometria, un RX rachide e quant'altro.
e di fatto emerge che circa un tre quarti dei pazienti che fanno farmaci non hanno questi accertamenti nel pregresso e di conseguenza l'indicatore stimola ad un maggior uso di questa diagnostica per capire effettivamente se questi pazienti hanno conferma della diagnosi e della severità della malattia. L'opposto dell'aderenza è l'occasionalità, quindi un'assunzione saltuaria dei farmaci. Su questo punto Osmed cosa ci dice? L'indicatore di fatto misura un'occasionalità pari al 15%, quindi di 100 trattati un 15% sono occasionali, quindi fanno di fatto un'unica confezione nell'anno mobile e questo è un indicatore che a mio avviso andrebbe attenzionato al pari dell'aderenza perché pone il dubbio che alcuni soggetti o siano in difetto di aderenza, cioè interrompono troppo presto, o viceversa potrebbero essere pazienti senza una conferma della diagnosi, per cui il trattamento potrebbe essere non necessario, quindi quell'occasionalità è già in eccesso a quello che dovrebbe essere fatto. Con questi parametri si possono poi rapportare la sostenibilità economica appunto delle terapie? Ma l'importanza di questi indicatori è in prima battuta su quelli che sono gli esiti clinici, nel senso che tutti e cinque gli indicatori sono indicatori che chiedono l'adozione di raccomandazioni cliniche, quindi tanto più migliorano, tanto più noi otterremo esiti clinici buoni. C'è una ricaduta in termini economici molto importante per la sostenibilità, perché se è vero che su alcuni indicatori l'effetto sia quello di incrementare l'investimento, quindi più farmaco nel fratturato, maggiore aderenza, per contro altri indicatori fanno vedere come alcune volte il farmaco magari sia utilizzato su pazienti che non hanno la diagnosi o non hanno la severità e quindi eventualmente il concetto di fondo di questi indicatori è che andiamo a dipingere delle aree di sottouso in cui l'investimento sarà foriero di miglioramento della prognosi, ma andiamo anche a identificare delle aree di sovrauso in cui probabilmente utilizziamo il farmaco o quantità di farmaco che potremo viceversa risparmiare perché non necessario investire dove viceversa siamo in difetto.